Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video di Farming Simulator 2013. Oggi sono qui per presentarvi un nuovo pack, ma non è un pack diciamo come i soliti. Questo è un pack un po' più grande, ma non in quanto numero di mod, ma in quanto proprio al tipo di mod. In effetti questo è il pack XXL, che sarebbe per large. Ecco, extra extra large, perché appunto ho modificato, come potete vedere, alcune mod tra virgolette normali, le ho rese appunto molto molto grandi. Questo perché magari tanti, per non perdere tempo a star lì appunto a fare 100.000 passate su e giù per i campi, per esempio come quelli molto grandi, cioè il, come vedete qui, il numero 1 o il 41 o il 40, insomma i campi quelli che sono grandi, che magari non hanno voglia di perdere tempo perché magari gli piace fare le cose un po' più velocemente, altrimenti si annoiano e vanno a finire che non giocano più. Ecco qui appunto ciò che fa per voi. Allora, io partirei appunto dal coltivatore qui, praticamente della classe. Ho cercato di riprendere un po' i colori almeno quelli della struttura della classe, poi i rulli, diciamo, e i rulli qui li ho fatti un po' arrugginiti, ho messo una texture così, ho mischiato un po' il marrone giusto per dare qualcosa. E volevo fare due versioni, anche con una con un grigio specchiato, diciamo, però non ho avuto tempo appunto di creare la texture, e quindi niente. Questa classe, insomma questo coltivatore qui, sicuramente magari l'avete già visto in giro, o più che altro l'avete già visto perché era del 2011 ed era molto più piccolo, in effetti era solo 29 metri. Mentre l'ho preso, me lo sono modificato e appunto l'ho fatto diventare a 40 metri, praticamente l'ho allungato e l'ho sdoppiato. Quindi io partirei con questo. Ovviamente tutte queste mod sono molto pesanti, le ho appesantite molto, casomai guardando il video su come modificare una mod ve le andate ad alleggerire se proprio, altrimenti andate a scaricare le mod appunto che sono i due Kirovets, che sono appunto stati studiati per trasportare questa cosa molto pesante. Ho cambiato anche le scritte, in effetti ho messo 40 metri e ho cancellato la scritta qua sotto che c'era scritto appunto 20 metri. Funziona alla perfezione. Ovviamente la collision ve la potete tra virgolette scordare se volete appunto trasportare la mod. Diciamo che c'è solo nel primo pezzo appunto qui davanti, qui così, poi ai lati appunto l'ho anche tolta perché per il trasporto era impossibile, perché si continuava ad andare addosso le macchine e diventava una cosa impossibile. Funziona benissimo, i rulli appunto girano tutti. Non dà nessun problema. Al massimo appunto, se volete, non vi piacciono i colori, ve li andate a modificare, tanto è molto semplice, è un'immagine in che appunto che apre benissimo anche Paint, o altrimenti utilizzate appunto paint.net. allora, questa è appunto la prima, e diciamo che può essere conclusa la spiegazione. Dietro poi appunto passiamo a quello che in teoria dovrebbe venire per prima, cioè la rattura. Allora, qui abbiamo un aratro appunto servo, cioè che appunto ha la ruota in mezzo. Anche qui la collision ce l'avete solo nel primo pezzo, ovviamente, perché altrimenti sarebbe impossibile lavorarci. Allora, perché funzioni per chiari, dovete premere prima la X, perché se premete subito B non ala. Premete prima la X e appunto dopo potete benissimo abbassarlo e andare ad arare da qualsiasi parte. Mentre se premete la B appunto per farlo girare, non ara proprio niente. Quindi anche questo appunto funziona tutto bene, l'ho allungato io, l'ho preso, l'ho scaricato da un sito e appunto l'ho modificato. Diciamo che io non avevo modificato prima questo per usarlo, poi
le cose, diciamo, che hanno le ruote, cioè, che si... Cazzo, lasciami saltare l'aratro. Appunto, le ruote che si trasportano così non mi piacciono. Preferisco le cose portate di tutto peso, cioè che quando giri, appunto, gira subito. E appunto per questo mi sono fatto un altro aratro, che questo è molto simile, anzi è parte, la partenza è quello dell'aratro originale del gioco, e appunto è tutto portato, sono circa 20-25 vomeri o ale, come le volete chiamare. Abbiamo le prime due ruote che quando l'aratro viene girato appunto cambiano posizione, cioè passano dall'altra parte. Mentre avevo il problema che appunto le altre ruote che avevo messo, perché dopo duplicandolo ho trasportato anche le altre ruote non giravano, non si cambiavano. Allora ho deciso di toglierle e alla fine appunto metterci due ruote fisse, una sopra e una sotto, una sopra e una sotto. Se poi volete modificarvelo come volete, per me non ha nessun problema. Appunto, come vi dicevo, le due ruote, quelle più piccoline, quelle singole, diciamo, passano da una parte all'altra, mentre le altre no. Anche questo la collision ce l'ha solo un po' all'inizio e poi basta. Premendo la X, appunto, lo rendete, appunto, lo portate appunto per il trasporto su strada, mentre premendo di nuovo la X lo portate operativo in campo. Non è molto pesante, però insomma pesa meno del coltivatore, diciamo. Ecco qui, anche questo funziona senza problemi, molto rapido, molto utile da usare, funziona benissimo anche con il, insomma, l'operaio, quello che comprate voi. E anche qui il pack, in teoria all'inizio avevo pensato che sarebbe finito. Volevo mettervi anche una fresa tipo rotante, ma ce n'era una, ma era fatta letteralmente di merda. Poi abbiamo questa Lemkin da 27 metri, che è appunto una seminatrice che semina tutto, anche patate e tutto, insomma, tutto quello che vi serve, mais e tutto. Però ha un piccolo problemuccio, nel senso che se voi la lasciate attaccata al trattore, in effetti vedete qui è staccata, la lasciate attaccata al trattore, uscite dal gioco e rientrate, quando la spostate, se andate a ripassarci sopra, praticamente vi rimane la collision bloccata sulla mappa, quindi dovete uscire e rientrare. È un piccolo errore che non so perché lo faccia, comunque la seminatrice per il resto funziona benissimo e non dà neanche nessun problema. Vedete, semina mais, frumento, orzo, colza, barbabietole, ecco, tranne le patate. Funziona benissimo, anche questa è la collision. Cazzo, dove vado? Anche questa è la collision, ce l'ha solo il primo pezzo all'inizio, ovviamente tutti i mezzi grandi, perché sarebbe impossibile trasportarli. Adesso è scarica, quindi non semino, però insomma tiene molto, e poi se usate appunto l'operaio, quello automatico, diciamo, le semenze non vi vanno nemmeno giù, perché vi vanno giù i soldi, appunto. Anche per questo pack tutto, che appunto ci sarà il link in download, cioè sì, ci sarà il link in download, che cazzo dico? Scusate se era un po' per tutti, ci sarà il link in descrizione nel video, e vedo che state partecipando al contest, quindi continuate a fare i video, avete tempo ancora fino a domenica 21. E niente, anche per questo è tutto, da Marco95 è tutto, ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao!